secondo tempo dove il Prato ha rischiato di fare il colpone. Sì, io credo che la mia squadra si sia espressa bene contro un Arezzo magari in difficoltà mentali per la settimana passata, però credo che la mia squadra abbia aggredito alto, abbia fatto la partita per 70 minuti. Paradossalmente siamo andati quasi meglio in 10 che in 11, però credo che nel computo generale credo che meritassimo quantomeno un punto. Ecco. Ecco, però nel primo tempo avete lasciato tre occasioni nitide per l'Arezzo, soprattutto alla stessa maniera. Sì, abbiamo preso due palle in verticale, lì l'abbiamo lette male, eravamo un po' più dilatati con le distanze, però capita, insomma, l'Arezzo è un'ottima squadra. Però credo che la mia squadra ha fatto una prestazione importante, in inferiorità numerica per 70 minuti, non mi ricordo un tiro in porta dell'Arezzo, non mi ricordo un calcio d'angolo dell'Arezzo, quindi penso, ciao Cristian, penso che mi dispiace solo che non portare via niente da questo stadio, perché credo che la mia squadra se lo meritasse stasera. Quando è entrato Chirico la pericolosità è aumentata ancora di più. Sì, lì ho abbassato Capello, che comunque è una punta mezzala, per cercare di portare a casa, ma i ragazzi sono stati bravi, comunque abbiamo preso tutte le seconde palle, siamo rimasti alti, abbiamo fatto secondo me bene, però poi nell'episodio siamo stati magari sfortunati, che è la traversa di Serrotti, no? Anche se era un po' defilato, dalla mia prospettiva è difficile giudicare, come è difficile giudicare il rigore, perché a 70 metri non è facile, però ripeto, io penso che la mia squadra si sia espressa secondo come l'avevamo preparata, ma è chiaro che poi l'episodio del rigore ha spostato un po' l'equilibrio. E tra l'altro con Benucci anche dietro non avete mai sofferto, anzi ha fatto una buona impressione questo ragazzo. Sì, Benucci finora è sempre stato titolare, poi domenica contro la SPAL ha avuto una piccola distorsione al ginocchio, fortunatamente l'entità dell'infortunio non era grave, in settimana l'abbiamo recuperato, però non si era mai allenato e quindi ho optato per una soluzione diversa, ma Benucci è un giocatore importante per noi. Obiettivi del Prato? L'obiettivo è far crescere i giovani, riuscire a salvarsi e possibilmente con pochi patemi d'animo. Senta, visto che lei l'ha potuta verificare da vicino, questa spalla anche oggi ha pareggiato, batte un po' in testa il motore della squadra di Semplici? Ma la spalla è una squadra molto solida, che rischia pochissimo, che è difficilissimo da infilare perché stanno in otto e sono parecchi giocatori navigati, è consapevole della sua forza e c'ha tre attaccanti molto forti e se uno dei più forti sta fuori che è Finotto, quindi penso sia stata costruita bene e secondo me ha quello che merita. Grazie. Grazie a voi.